L'istituto, che ha una storia di 72 anni, si è occupato in passato, dato, possiamo dire, un contributo notevole allo sviluppo del settore vitivinicolo. Da qualche anno si occupa anche del settore olivicolo. E riteniamo che sull'olio ci possono essere molte potenzialità di sviluppo del settore, perché abbiamo una grande biodiversità in Sicilia e abbiamo oli di ottima qualità. Per cui l'istituto sta, diciamo, lavorando su un discorso di promozione. Un discorso anche di aggregazione, dobbiamo aiutare anche l'aggregazione, perché in Sicilia abbiamo una decina di grosse aziende che commercializzano già da sole, vanno all'estero, sono internazionali, ma tutto nel milione di piccole aziende dove l'aggregazione diventa fondamentale per poter presentare, avere una massa critica da poter presentare sul mercato. In questo senso ci stiamo lavorando sul discorso promozione, facciamo la certificazione per l'IGP di Sicilia. E stiamo puntando anche sull'olioturismo. Quando prima, diciamo, l'assessore emanerà un decreto di attuazione sul territorio siciliano, e questa è un'altra strada per poter realmente fare conoscere i nostri oli, anche perché il discorso dell'olio è legato alla cultura dell'olio. Quello che dobbiamo diffondere è proprio la cultura e far sì che la famiglia non abbia un solo olio a casa, ma l'olio va abbinato al tipo di pietanze. Un po' come il vino, diciamo. Senza dubbio. Chiaramente questo è proprio, dobbiamo diffondere questa cultura, anche perché le persone sono abituate a un olio commerciale, un olio piatto. Invece gli oli hanno delle peculiarità ben precise che vanno, diciamo, abbinate al tipo di pietanza. Oggi, in questa settimana, stiamo facendo un corso di capo panel presso la Camera di Commercio di Catania, che abbiamo organizzato assieme al consorzio di OP Monte Etna e di OP Monte Blei, e questo è anche molto importante, perché stiamo andando a formare professionisti che sul territorio possono appunto dare delle indicazioni ben precise, che possono chiaramente anche certificare una qualità dell'olio. Il mercato dell'olio, diciamo che è in crescita in quelle, cioè dove l'azienda si è organizzata, l'impresa è organizzata, ha un mercato in crescita. Molti piccoli produttori invece soffrono, diciamo, del discorso commercializzazione, e purtroppo commercializzano a prezzi molto bassi. Ecco perché dicevo prima che le OP in questo caso devono fare uno sforzo, perché devono puntare sulla commercializzazione, cioè aggregare questi piccoli produttori e riuscire a fare massa critica per poter commercializzare e essere presente sui mercati internazionali. Anche perché poi, tutto sommato, la quantità di olio che si produce in Sicilia è una piccola quantità, quindi noi dobbiamo puntare su mercati di nicchia.